turista è sempre più interessato a vivere esperienze enogastronomiche in viaggio e l'olio, patrimonio dell'intera nazione, può efficacemente essere inserito in questo percorso. E quindi ecco che organizzare esperienze a tema può arricchire sia il turista locale che il turista internazionale in visita. Cosa intendiamo con esperienze legate all'olio? Vuol dire la visita nel frantoio, ma vuol dire anche la visita e le attività che si possono fare negli uliveti, che vanno dalle camminate alle cene negli uliveti, piuttosto che le attività creative. Vuol dire experience nelle oleoteche, ne abbiamo viste nascere negli ultimi anni in Italia. Vuol dire avere una carta dell'olio e avere delle degustazioni organizzate all'interno dei ristoranti. Vuol dire dimore storiche con tema olio, vuol dire alberghi tematici e spa e così via. Nel senso che vi è una possibilità davvero ampia di declinare il tema olio in esperienze turistiche affascinanti per i turisti, ma che possono vivere dei bei momenti leisure, ma anche conoscere di più questo prodotto e quindi avere piacere di comprare prodotti di qualità e quindi generare questo percorso virtuoso che la maggiore conoscenza dei prodotti porta, e quindi mangiare in modo più sano aiuta alla salute, porta a voler informarsi di più e porta a voler vivere ancora più esperienze in viaggio.